Siamo nello stand Colle Euganei, ovviamente, Consorzio Tutela Vini Colle Euganei. Siamo in provincia di Padova. Siamo con Andrea Gianesini, che è il segretario del consorzio, al quale chiediamo di farci un breve bilancio di come è andato questo Vinitoli che è giunto oramai alle ultime battute. È andato molto bene. Abbiamo avuto parecchia affluenza, abbiamo avuto visite di importatori, di clienti, di wine lover, tutta gente interessata ai vini dei Colli Euganei nelle varie sfaccettature, per cui ai vini fermi, ai vini bianchi, frizzanti, spumanti, ai rossi strutturati. Abbiamo la fortuna di avere una varietà di tipologie che possono, come dire, trovare interesse, soddisfare certo. tutti i consumatori. Senta, per quanto riguarda la vostra zona, ha anche un vantaggio, a mio avviso, che è vicino al bacino termale Terme Euganee, Abano, Montegrotto, Battaglia, quindi magari gli stranieri che conoscono e vengono in quella zona per le cure termali, poi gioco forza, scoprono i vini del territorio, dei Colli Euganei, la ristorazione, i prodotti enogastronomici, anche questo gioca un aspetto importante. È molto importante, infatti, questa liaison tra il bacino termale e i Colli Euganei, e quindi i fruitori, diciamo, delle terme hanno comunque la possibilità di visitare il nostro territorio, che tra l'altro è anche un parco regionale, per cui ha tutta una serie di motivazioni di visite, l'anello ciclabile dei Colli Euganei. Ci sono tanti motivi per venire sui Colli Euganei, non ultimo ovviamente quello enogastronomico, perché oltre ad avere vini di alta qualità abbiamo anche una ristorazione che coniuga l'abbinamento cibo-vino in maniera magistrale, e quindi l'interesse è grande. Quindi cultura, quindi ambiente, quindi enogastronomia naturalmente, quindi un insieme di cose che dà forza a questo territorio. Sì, è un territorio ricco di varie sfaccettature, di varie opportunità. La viticoltura sui Colli Euganei è presente da tempo immemore, abbiamo dei vitigni che si sono ambientati in maniera eccellente sui Colli Euganei, dai quali si ottengono prodotti estremamente interessanti. Grazie per questa intervista e buona conclusione di Vinitoli, e soprattutto che sia un anno foriero di soddisfazione per il consorzio dei Colli Euganei. Grazie e un arrivederci sui Colli Euganei.